Allora, stiamo parlando, Frankie, degli Smiths, un gruppo britannico di rock alternativo post-punk. Mm-hmm. Post-punk. Formatosi a Manchester nel 1982, quando l'Italia vinse i mondiali. Scioltasi nell'87, ma non per la morte di nessuno. E questo è già strano per la rubrica di Mugo, che parla di necrologi praticamente. Quindi, caro Gary, cari funebri, ma niente. Hanno pubblicato la bellezza di 16 album, quindi in 5 anni, con qualche live. Devo dire che in quegli anni, Frankie, Gary, quelli più anzianotti come me, lo stesso DJ Lopez, si ricorderanno che c'era la rivalità fra gli Smiths e gli House certo. Martin. Ti ricordi, Frankie? Assolutamente sì, era un po', ricalcava quello che era il filone Pronto? Nato da Beatles e Rolling Stones. Le canzoni più conosciute sono appunto Big Mouth Start Again e Ask, che anche quella va e andava di tutto. Frogman, quello che ha inventato lo scrittore della musica, è il grandissimo Morrissey. Ragazzi, dai, è proprio bello anche, guardalo che bel ciuffo. Mi sembra un po' Fede con la femminilità, ce l'hai. È considerato uno dei più grandi parolieri della musica pop rock. E diciamo che poi dall'87 in poi ha continuato la sua bellissima carriera da solista, suonando poi con altri artisti importantissimi. E un'altra cosa molto importante è lui è vegetariano, per cui è contro la morte appunto degli animali, e è stato proprio una che combatte per gli animali. Per questi principi, sì. Beh, certo.